carcere. Conosciamo insieme meglio questa realtà del carcere ad Ascoli Piceno. Qui ci troviamo nel cortile d'ingresso della casa circondariale di Ascoli Piceno. Il carcere oggi è perfettamente inserito nel tessuto sociale. Certo, all'inizio il fatto che si trattasse di un carcere di massima sicurezza, quindi con presenza di persone, boss particolarmente pericolosi, aveva creato un minimo di rigidità in città. Oggi invece i cittadini hanno chiara l'idea che il carcere è una ricchezza per la città, in quanto il segno evidente della presenza dello Stato. Noi abbiamo lavorato molto nel cercare di creare un raccordo con la città e siamo riusciti a realizzare una rete sociale che ci aiuta nel difficile cammino del reinserimento dei detenuti. Il lavoro di noi operatori è quello di costruire dei varchi simbolici attraverso il muro di cinta, attraverso cui la società possa gettare uno sguardo all'interno e i detenuti possano mandare fuori il loro sguardo di speranza. Sono Gianluca e mi trovo detenuto in questo istituto da 5 anni. Ho iniziato un percorso di reinserimento perché mi è stata data la possibilità. Ho iniziato dapprima con iscrivermi alla scuola per la terza media per conseguire il diploma. A 30 anni sono riuscito a prendermi la tesi terza media e ho iniziato dopo a scrivere anche per partecipare a concorsi letterari. Ho vinto a Mantova un primo premio. Ho lavorato in cucina qui e grazie veramente a tutti quanti, agli agenti, alla rete educativa, alla direzione, che ho cercato di far uscire la parte migliore di me. Poi mi sono avvicinato anche alla fede, che mi ha aiutato a crescere ancora di più. Adesso attualmente lavoro all'esterno, faccio lavori socialmente utili e la sera rientro in istituto. Fuori da queste mura ho una compagna con una figlia, 18enne, e che mi stanno aspettando, tutt'oggi mi aspettano, grazie a Dio, nonostante tanta della carcerazione che sto facendo. Mi restano ancora altri 6 anni da scontare, ma se continuo a scontarli così, con i benefici, uscendo dal lavoro, per me è buono. Vivere senza la libertà, vabbè, è ovvio dire che è bruttissimo, no? Quando sono entrato qui dentro, 2 anni e mezzo fa, dopo 3 giorni praticamente ho saputo che la mia fidanzata era rimasta incinta e quindi quello poi è stato uno stimolo fortissimo per riacquisire fiducia in me stesso, perché magari appena arrivi in carcere ti senti uno straccio, no? Sono rinato dentro, diciamo, no? Perché lì ho detto vabbè, adesso devo fare qualcosa perché fra 9 mesi diventerò papà, quindi non posso poi magari continuare sempre con lo stesso stile di vita che facevo prima. Con la delinquenza non si arriva mai da nessuna parte. Ho capito lo sbaglio che ho fatto e la speranza che ho io è quella là, che una volta fuori di qui riuscirò veramente a fare il bravo, a comportarmi bene. Io come comandante di reparto, oltre ad avere la responsabilità di garantire l'ordine e la sicurezza all'interno dell'istituto, però ogni giorno affronto la problematica del detenuto ascoltandoli quando mi chiedono appunto di parlare con il comandante. Quindi il comandante di reparto funge anche a volte da padre di famiglia, perché dà dei consigli, cerca di sollevare gli animi dei detenuti e soprattutto cerca di allo stesso tempo rappresentare un sostegno e una guida, perché i detenuti lasciano gli affetti all'esterno, quindi conoscenza e comunicazione sono le 2 linee guida per poter risolvere, non dico tutti i problemi, ma quasi, nel quotidianamente. La Costituzione all'articolo 27 ci impone di sì custodire chi commette un reato, ma la pena deve tendere alla rieducazione e è questo che tendiamo di fare. Ci proviamo. La bacchetta magica non ce l'abbiamo, neppure una ricetta perfetta. Diciamo che la legge ci aiuta perché? Perché ci dà degli strumenti. Gli strumenti sono le attività trattamentali che servono non solo a riempire la giornata al detenuto, che serve anche quello. E facciamo degli esempi. Abbiamo attività teatrale, l'attività di giornalino, con diffusione esterna, quindi i ragazzi si impegnano a scrivere dei testi nella compilazione del giornalino. La biblioteca, che in carcere serve tanto perché in carcere viene riscoperta la scrittura. Abbiamo delle attività più specifiche per i detenuti che servono anche da ponte per l'esterno. Però per rieducare occorre un cammino insieme, un patto insieme, un percorso di una strada che si fa pian piano.
Questa è la realtà del carcere di Ascoli Piceno, un carcere di massima sicurezza costruito grossomodo negli anni 80 per combattere il terrorismo di allora ed oggi alcuni sono dentro con il 41 bis per reati di mafia e collegati. Poi c'è un gruppo di cosiddetti comuni, insomma un carcere che ha una sua particolare fisionomia, presenta delle sue difficoltà ma anche delle opportunità, come abbiamo potuto vedere. Qui con noi oggi c'è padre Pietro Capoccia, che è il cappellano di questa casa circondariale. Padre, intanto buongiorno, sì. Da quanto tempo lei è nel carcere? Ecco, è dal 1999, quindi sono una quindicina d'anni. Com'è entrato lì? Sono entrato perché credo sia stata la provvidenza. Io ringrazio il Signore di essere là finché la provvidenza vorrà e poi... Qual è la sua attività? Come svolge la sua? Ecco, l'attività è praticamente quasi come quella parrocchiale. Oltre alla messa c'è qualche confessione e sì, l'udienza con i detenuti. Cerco di non andare dietro alle curiosità, cosa hai fatto, cosa non hai fatto. Io cerco di trattarli non solo come loro mi trattano, a me trattano molto bene. Abbiamo visto due detenuti che escono, già cominciano ad uscire, si sono reinseriti e il carcere quindi può diventare un luogo in cui è possibile la cosiddetta redenzione dell'uomo? La società molte volte si illude che tenendo i detenuti chiusi le cose si risolvano. Il problema è che è la società, cioè bisogna curare l'albero piuttosto che i frutti. I frutti sono i detenuti, la società è l'albero. Quindi finché avremo una società che non rispetta i valori, che non dà valore ai valori, noi avremo sempre questo tipo di società segregata, come a dire il carcere. Padre, se lei volesse dare un consiglio a chi ci ascolta e che la domanda che loro pongono è dice che cosa i carcerati si aspettano di più da noi? Che cosa possiamo fare per loro? Quale sarebbe la sua risposta? La Chiesa è stata sempre in prima linea. La Chiesa è anche là dentro, quella è Chiesa. Chiesa che magari ha sbagliato. Però, ecco, che i detenuti prima di tutto riconoscano lo sbaglio. Questo sarebbe il primo passo, una volta arrivata la sentenza. E poi quello che ci vuole nella società, ci vuole la famiglia, perché lei può cercare, domandare, per vedere perché stanno dentro. E vedrà che la quasi totalità non hanno una famiglia disgregata, quindi magari principi morali non ne hanno per il semplice fatto che sono vissuti sempre così in mezzo alla strada. Grazie padre e dal carcere.